studiosi nel campo ufologico sostengono che gli extraterrestri sono umanoidi, ossia assomigliano all'uomo, e su questo punto concordano tutti i ricercatori. È naturale che la maggiore o minore forza di gravità di un pianeta influirebbe sulla statura e la costituzione dei suoi abitanti, le condizioni climatiche sul grasso e rivestimento cutaneo, l'intensità della luce diurna sugli organi della vista, le disponibilità alimentari sui denti e il metabolismo, e così via. La casistica relativa a incontri avvicinati del terzo tipo propone diverse tipologie di alieni, con caratteristiche distinte. Quindi con strutture corporee simili a quelle umane, ma anche altre tipologie di razze, con teste, tronchi, due gambe e due braccia, dove però variano l'altezza, la dimensione del cranio e i tratti somatici, e anche il numero delle dita. Spesso si dichiara soprattutto quattro tipologie di razze. La prima simile in tutto e per tutto a quella umana, e sono i Beta, i fratelli dello spazio, nordici, spesso identificati dai contattisti come gli angeli del futuro. La seconda, diversa solo per il colore terreo, quasi diafano della pelle. La terza, quella ormai famosa dei grigi, entità biologiche extraterrestri, provenienti da Zeta Reticuli, ma anche da Bellatrix e da Unione. La quarta, quella dei rettiliani, esseri con pelli squamosi e pupille verticali, entità rettiloidi. Anch'essi, come vi ho detto, di due razze, una nata sul pianeta Terra, l'evoluzione stessa della coscienza dei dinosauri, e l'altra da Alpha Draconis, la costellazione del drago. Oltre a queste razze ne esistono altre sottorazze, tra cui gamma, umanoidi conosciuti da lungo tempo sul nostro pianeta, come le leggende di molti popoli, ossia gli Yeti, Bigfoot, Chupacabras, eccetera, eccetera. O anche i Delta, alieni non umanoidi ma affini agli insetti, come il Mothman, l'uomo falena, altri rettili inferiori alla classe rettiloide di Alpha Draconis, o ad anfibi. Le classificazioni sono stilate in base alla casistica internazionale riguardante gli incontri ravvicinati del terzo, quarto, quinto e sesto tipo. Bisogna considerare che la massima parte delle relazioni di testimonianza però descrive le prime categorie che vi ho citato.